Elena Tammaro del progetto Business Meets Art, associazione d'arte. Oggi vi parlo del premio Business Meets Art. Questa è la prima edizione di questo premio, l'abbiamo pensata per, diciamo, smuovere un po' quella che era quello che è il mondo delle interazioni fra impresa e progetti culturali. L'anno scorso, nella passata edizione, abbiamo cercato di lavorare un po' più sul teorico, mentre quest'anno abbiamo puntato ad un approccio pratico rispetto sia alle aziende sia ai progetti culturali. Quindi come farli incontrare? Abbiamo deciso di istituire questo premio per dare un tavolo di lavoro. Il premio è diviso infatti in due sezioni. La prima sezione premia appunto dei progetti che sono già stati realizzati in collaborazione fra impresa e progetti e mondo culturale. La seconda sezione invece si chiama proprio Matching ed è aperto a tutte le aziende che vogliono incontrare progetti culturali per innovazione o internazionalizzazione, e allo stesso modo è aperto a progetti culturali che possono offrire questo tipo di caratteristiche alle imprese che li stanno cercando. Abbiamo selezionato 5 progetti per diciamo la presentazione Matching, che si svolge stasera presso Casa Cavazzini attraverso il format Pece Cuccia, ed un progetto soltanto appunto per il premio Business Meets Art all'impresa che ha già fatto innovazione all'interno della sua azienda grazie a un progetto culturale. Questo premio è stato sponsorizzato da Crea, che è un SNC di nuova costituzione, una impresa creativa nata a maggio dello scorso anno, fondata proprio da me e dalla mia collega Federica Manaigo. Oggi abbiamo fatto uno degli appuntamenti di Business Meets Art al Friuli Future Forum. Business Meets Art è una manifestazione organizzata dall'Associazione Trarte in collaborazione con numerosi partner, uno dei quali è Friuli Innovazione e anche Confartigianato Udine, nonché appunto oggi siamo uno spazio della Camera di Commercio. È molto importante per me parlare dei partner, perché uno degli obiettivi di questo progetto non è solo parlare di investimenti privati in cultura, possibili collaborazioni tra il settore artistico, gli artisti e le imprese, ma anche cercare di avvicinare soggetti diversi del territorio, quindi soggetti che siano magari operatori culturali, come possiamo essere noi, i nostri partner culturali, con quelli che sono invece gli attori economici o rappresentanti degli attori economici del territorio. E su questo posso dire che dalla prima alla seconda edizione sicuramente ci sono stati dei progressi. Quest'anno ci siamo dedicati a un profilo un po' più internazionale, quindi abbiamo ospitato un evento come quello di oggi, che era in lingua inglese, e degli ospiti, dei relatori che non venivano appunto solo dall'Italia, visto che ormai parlare di Europa, parlare di internazionalizzazione, globalizzazione è imprescindibile, e quindi qualsiasi tema voglia essere affrontato per cercare di avere una prospettiva e un confronto quanto più ampio possibile. Noi dal nostro piccolo ci proviamo a farlo.